raggiungiamo al fine che ci siamo proposti, c'è una sensazione di riposo, no? Di compiacimento della fine. Ecco, pensate appunto alla psicologia del desiderio e della gioia, no? Finché il fine non c'è e noi facciamo fatica a conseguirlo, c'è il desiderio, ma il desiderio è sempre anche dolore, no? Perché il fine non è ancora presente. Quando poi il desiderio si è adempiuto, cioè noi abbiamo conseguito, abbiamo realizzato il fine, l'anima è come se si riposasse, no? È tutta contenta di aver conseguito quel fine che si è proposta. Ora vedete, mentre negli animali, nel mondo degli animali, che sono privi di ragione, no? La loro azione è per così dire finalizzata a quella quiete, cioè a quel compiacimento, a quel piacere di agire, no? Nell'uomo succede il contrario, cioè il nostro piacere, per così dire, di poter agire è finalizzato alla razionalità delle nostre azioni. Cioè non è che dobbiamo agire senza piacere, capite? Il Padre Eterno ci ha dato tante possibilità, capite, di goderci la vita nel senso puro e santo della parola, no? Ecco, però mentre negli animali l'azione è subordinata al godimento, nell'uomo al contrario il godimento è subordinato appunto all'azione, vedete, a agire in modo giusto, corretto, onesto, vedete, oneste, recte, agere, no? Agire con onestà e con rettitudine. Bene, allora in questo senso, vedete, già in questo vediamo questa emancipazione dell'uomo dal piacere, no? Quindi questo suo subordinare il godimento al fine che si propone di conseguire con la sua azione, già in questo possiamo vedere nell'uomo la preminenza della sua razionalità, ed il distacco, per così dire, tra il bene particolare, che è sì piacevole ma non è il sommo bene, no? E il bene in sé, il bene in astratto, ed il bene nella sua ratio boni, come dice San Tommaso, no? L'uomo ha questa libertà, cioè non è che subisca il fascino del bene particolare nella sua particolarità, e per così dire l'uomo, si potrebbe dire usando termini moderni, deve essere sanamente critico nei riguardi dei singoli beni, capite? Ed a dagli animali non si può pretendere questo, nemmeno dalle piante, capite? Perché ogni essere così ha una sua finalità particolare che quasi automaticamente, anche se io non sostengo con Cartesio che gli animali sono come delle macchine, no? Perché la vita non è un qualcosa di meccanico, comunque non c'è dubbio che loro hanno degli istinti ben fissi e non possono che conseguire quei determinati beni. Ed un cagnolino se ha fame mangia, se gli date da mangiare, c'è poco da fare, vedete, un qualche cosa di assolutamente immediato come istinto, no? L'uomo è capace di agire anche contro i suoi istinti, come cosa risaputa dall'antropologia. Perché? Proprio perché Dio gli ha dato la dimensione razionale, vedete? Cioè nell'uomo avviene non solo l'avvertenza che quella tale cosa è buona, ma avviene anche il paragone. C'era il confronto, vedete, perché vi ho parlato di istanza critica, no? Avviene il confronto tra il bene in assoluto e quel bene particolare che io adesso mi trovo dinanzi, capite quel che voglio dire? Vedete? Ecco perché l'uomo è chiamato non a essere, come dire, schiavo della particolarità dei singoli beni, ma ad esserne sovrano, no? Quindi a essere sanamente distaccato da queste singolarità dei beni. Ecco. Ora, in questo senso Dio ha creato l'uomo non perché fosse schiavo dei suoi capricci, ma perché ne fosse appunto padrone. Ora, la nostra finalità ultima non potrà essere conseguita se non ci distacchiamo appunto dal mondo. Come dice Sant'Agostino, l'uomo pio, devoto di Dio, l'anima giusta, che cosa fa? Ebbene, usa delle creature, ed è, non gode delle creature, usa delle creature. Le gode anche, ma solo in un secondo momento, capite? Ma usa delle creature per godere di Dio. Uti creaturis fruidero, dice Sant'Agostino. Usare delle creature per godere di Dio. L'empio invece, il peccatore, che cosa fa? Tutto il contrario. Cioè, si compiace delle creature, frui creaturis, no? Cioè proprio gode delle creature, per poi usare Dio in vista del godimento delle creature. È quella ipocrisia a cui vi ho accennato all'inizio, no? Cioè praticamente sotto le mentite spoglie di religione, adoperare Dio per fini e scopi umani. Ed è terribile questo. Cioè si dice, anch'io
freddi, capito? Una religione tutta fatta a modo mio, no? Vedete? Quando sentite questo c'è proprio un usare Dio, vedete, per godere delle creature. Cioè ci si fa una religione dove Dio non è l'adorato, capite? Ma dove Dio è lo strumento per coprire i propri capricci, no? Ecco. Allora in qualche modo Sant'Agostino ci dice che l'uomo, per conseguire il suo fine ultimo, deve porre la sua gioia in Dio e in Dio solo, e delle creature deve anzitutto usare, godere solo in quanto ci ordinano ancora. Allora, solo se l'uomo riesce, come recita anche la Sacra Liturgia, c'è questa bella preghiera che dice, non la ricordo con esattezza, ma dice presa poco così, cioè fa il Signore che noi possiamo attraversare e questi beni temporali in modo tale da non essere privi però dei tuoi beni perenni o eterni, qualcosa del genere, non mi ricordo come, ma mi piace tanto. Come dire, questo terribile dilemma dell'uomo, no? Cioè il dilemma della terra e del cielo. Cioè io a chi devo la fedeltà? Alla terra su cui vivo o al cielo al quale sono destinato? Capite? La mia vera patria quale è? La terra o il cielo? Ed è chiaro, vedete, c'è chi risponde in un modo e c'è chi in un altro. È chiaro, è interessante questo fatto del immanentismo, che così emblematicamente trova la sua risposta in quel filosofo tedesco che era Friedrich Nietzsche, no? Il quale proprio esclama, ma in modo molto molto vigoroso e convinto, dice: l'uomo deve ribadire la sua fedeltà alla terra. Vedete, non ha altro scopo che quello, secondo Nietzsche, l'uomo, no? Tutto il resto è fuorviante. D'altra parte anche per il marxismo, in fondo la religione, come voi sapete, Marx diceva che è l'opium dei popoli, no? Quindi è un'alienazione, è un qualche cosa che proprio, come dire, ci dà delle false consolazioni, no? Quindi noi dobbiamo essere fedeli alla terra. Ecco, questa è una proposta, una possibilità, che è sempre una tentazione, che è in agguato, vedete? E l'altra ovviamente è quella del nostro Signore, che ci dice appunto che noi qua ci sulla terra non abbiamo una patria, capite? La nostra patria, di San Paolo, conversatio nostra in celis est. La nostra patria, la nostra conversatio politica, politeuma, è vero, è in cielo, è nella patria eterna, no? Ecco, vedete? E così similmente il Signore dice appunto che non bisogna accumulare i tesori su questa terra, dove appunto c'è il ladro e ci sono tutte queste cose, come si chiamano, ecco, vero, che corrompono i beni della terra. Invece bisogna appunto accumulare, capite, depositare in quella banca celeste, no? I beni celesti, è vero che sono incorruttibili, no? Ecco, allora, e questo è il punto, no? Cioè noi siamo fatti per la terra o siamo fatti per il cielo? È proprio lo scontro, si potrebbe dire, tra immanenza e trascendenza. Ecco, allora, vedete, San Tommaso dice appunto che la volontà di Dio è quella che noi conseguiamo il nostro fine trascendente, soprannaturale, il fine della vita eterna in cielo, no? Ora, giustamente si dice che una realtà che è giunta al suo termine, al suo fine, che ha perfettamente realizzato se stessa, no? Si dice che quella cosa, quella realtà è salva, che si è salvata. Ed è quando si è giunti al termine, si dice sono salvo. Noi facciamo un esempio, se uno è in viaggio, no? Ecco, allora quando arriva, viaggio difficile, si capisce, no? Ecco, se uno è in viaggio, dopo tante tempeste, burrasche, eccetera, arriva finalmente sull'altra sponda dell'oceano, mettiamo, capite? Ecco, può dire sono sano, sono arrivato sano e salvo, capite quello che voglio dire? Ed è, in qualche modo, conseguire il fine vero che ci si propone è la nostra salvezza. Allora, vedete, noi chiediamo a Dio, quando diciamo Signore, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, richiediamo anzitutto il bene del conseguimento del fine ultimo, che è appunto la nostra salvezza. Qua giù non siamo ancora salvi, vedete, sorelle care, siamo sempre in pericolo, in un mare burrascoso, in tempesta, come diceva San Bernardo con questa idea, no, dei tre generi di uomini, no? Cioè quelli che davanti a un grande fiume in tempesta, appunto, c'è chi attraversa il fiume in barca, c'è chi lo attraversa a guado e c'è chi lo attraversa tramite un ponte. Conoscete questa, vero, questa immagine, no? Bellissima, perché dice i religiosi con piede sicuro e asciutto lo attraversano attraverso un ponte, capite?
allucinante, capite, no? Operazione faciente sin atvis vehementibus, no? Quindi in questa burrasca loro cercano di così sollevare i poveri cristiani che invece hanno preso la via del guado, no? Che è la via naturalmente più pericolosa perché, come dice il Salmo, l'acqua vi giunge fino alla gola, capite? Ecco. San Bernardo è straordinario, non è molto moderno in questo senso, no? Perché vai a proporre oggi la vita religiosa in quei termini, eppure è molto molto vero. Bene, allora vedete, in questo senso, capite, sono noi qua giù sulla terra, nemmeno ai meno religiosi, capite, no? Non siamo ancora del tutto salvi, siamo su quel ponte, però bisogna attraversarlo bene, no? Fino a giungere all'altra sponda, dove potremo dire finalmente, è vero, quando saremo lì davanti al Signore, sono giunto sano e salvo. E che Dio proprio ci aiuti a conseguire quel fine ultimo che è disteso per noi buono. Ora, naturalmente, questa volontà di Dio, che è la volontà, appunto, come dice Gesù in Giovanni 6, è molto bella questa espressione della volontà del Padre, no? Giovanni 6, 40 dice, questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vedete? Quindi la volontà di Dio è questa, che noi vediamo il Figlio, che crediamo in Lui e che credendo abbiamo la vita eterna perché risuscitati da Lui nell'ultimo giorno. Chi crede, ebbene, è già salvo, dice il Signore, no? Cioè il germe della nostra salvezza è la nostra fede. Ecco, allora la volontà di Dio è che l'uomo creda e che credendo si salvi. Però questa volontà salvifica, no? Che noi in qualche modo apparteniamo tramite un dono del Padre al Figlio, perché Gesù dice appunto che noi siamo consegnati a Lui dal Padre suo, no? Quando dice appunto, è vero che nessuno può venire da Lui se non è attratto dal Padre mio e che nessuno si perderà di coloro che il Padre gli ha dato, no? Una cosa bellissima, pensate, noi siamo oggetto di un pensiero della Trinità Santissima, no? Il Padre ci dona al Figlio dello Spirito Santo, no? Perché il Figlio ci salva, no? Ecco, vedete? Allora, il Padre ci ha dati, consegnati al Figlio, e la sua volontà riguardo a noi è quella che nulla si perda di ciò che Egli, cioè il Padre, dà appunto al Figlio in vista della salvezza, no? Ecco. Allora, quando diciamo, sia fatta, o Signore, la tua volontà, come in cielo, così in terra, noi chiediamo in fondo il bene supremo della nostra salvezza. Chiediamo, cioè, che effettivamente si verifichi in noi quello che Gesù ci dice nel Vangelo di San Giovanni, e cioè che si adempia la volontà del Padre, che è che noi vediamo il Figlio, crediamo in Lui, ci salviamo per mezzo di Lui e abbiamo la vita eterna della risurrezione dai morti. No? Ecco, bene, notate una cosa importantissima, come questa richiesta sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, come questa richiesta, sorelle, è effettivamente, appunto, come vi dissi prima, l'apice della preghiera del cristiano, no? Proprio perché è la preghiera infallibile se le si dà questa interpretazione, no? Cioè se una richiesta di conseguire il bene della nostra salvezza, sia fatta la tua volontà che mi vuole salvo. Vedete? Se è questo che io chiedo a Dio, al Padre dei lumi, datore di ogni bene, no? Se è questo che io chiedo a Dio, allora la mia preghiera è infallibile. Ricordatevi sempre di quello che dice Sant'Agostino, no? Cioè le condizioni di preghiera infallibilmente esaudita sono che si chieda il bene della salvezza, che lo si chieda per sé e non per altri, non perché non si debba chiedere per gli altri, ma perché non sempre è esaudito, capite? Perché solo noi disponiamo della nostra volontà, no? Il chiedere il bene della salvezza per noi con pietà e con perseveranza. Vedete, a queste quattro condizioni la preghiera non può non essere esaudita. Perciò la prima volontà che noi chiediamo al Signore è la volontà suprema nei nostri riguardi, cioè la volontà che noi siamo effettivamente salvi. E tutto il bene poi viene in sovrappiù, quindi non è illecito, come vi dicevo, pregare anche per altri beni, come alcuni chiedono, non so, gli studenti che chiedono, non so, di fare un bel esame, oppure gli ammalati che chiedono di guarire altre cose, capite? Oppure anche cose più spirituali, come per esempio i coniugi che chiedono la pace, la concordia.